stato illustrato a Pescara il disciplinare per l'istituzione, la concessione e l'uso del marchio ristorante tipico d'Abruzzo, riconosciuto a livello europeo, dove è l'unico marchio riservato alla ristorazione tipica di qualità. Dopo l'ok dell'Unione Europea, la Regione ha elaborato, insieme a tutti gli operatori del settore, a Slow Food e alle associazioni di categoria, il disciplinare che detta le regole per scegliere le attività abruzzesi che si contraddistinguono per le tipicità e la qualità dei prodotti enogastronomici e i servizi offerti a clienti e turisti. Da oggi tutti coloro che vogliono ottenere il marchio devono presentare le domande ad un apposito comitato che le valuterà, hanno detto il presidente della regione Marco Marsiglio e l'assessore Mauro Febbo. Il fatto che oggi venga presentato questo disciplinare, questo marchio del ristorante tipico d'Abruzzo e che l'Abruzzo è la prima tra le oltre 300 regioni d'Europa a raggiungere questo traguardo e ad avere questo riconoscimento e questa certificazione europea, è la dimostrazione appunto che non è un episodio, non è un caso, ma è frutto invece di un lavoro, di una presenza e di una tradizione ben consolidata. Cosa bisogna fare per ottenere questo marchio? Diverse cose, assoggettarsi a un disciplinare che richiede per esempio l'utilizzo del 60% dei prodotti abruzzesi che siano di aziende biologiche. Abbiamo 4.500 aziende biologiche e questo credo che sia un aiuto al sistema, ad un sistema che deve essere potenziato. Per esempio, che è una cosa insomma, su cui c'è stata molta discussione, la ristorazione deve mettere un'etichetta di vino abruzzese ogni due posti. Questo significa che se una ristorazione è autorizzata ad avere 20 posti a sedere, deve tenere almeno 20 etichette di vino abruzzese. Deve utilizzare solamente alcuni tipi di olio abruzzesi, sono tanti, ne abbiamo tantissimi, quindi c'è ampia scelta. Anche la stessa acqua deve utilizzare, così come deve utilizzare il pesce del mare Adriatico nelle due nostre zone dove si può pescare. Insomma, voglio dire, è stato fatto un disciplinare veramente bello e importante. Quando si entrerà in un ristorante tipico d'Abruzzo, si sa che si mangia sicuramente abruzzese e quindi di altissima qualità.